Calcio, raggiunto l'accordo tra Carboni e Comune. L'intesa è arrivata ieri dopo settimane di tensioni e polemiche tra l'amministrazione comunale e la dirigenza e successivamente all'occupazione dello stadio Zoboli a opera del gruppo Ultras dei Briganti. Sant'Antioco, la Guardia Costiera traccia il bilancio, oltre 236 le operazioni condotte nel 2018, 110 kg di pesce sequestrato nelle varie attività che compongono la filiera dei prodotti ittici. Questi alcuni dei numeri dell'opera di monitoraggio delle coste nel Sulcis Iglesiente. Province, sfuma l'accordo per la reintroduzione. Nessun accordo è stato raggiunto in Consiglio regionale per la reintroduzione degli enti intermedi che furono aboliti con il referendum del 2012. La palla passa ora alla prossima legislatura. Nugis, amministratori ed esperti in campo contro il bullismo. All'iniziativa organizzata per i prossimi giorni nel centro sociale del paese parteciperanno diversi sindaci del territorio che si confronteranno con esperti e addetti ai lavori su questa grave problematica. Buon giovedì 17 gennaio 2019 a tutti i telespettatori, ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con il TG40. Come avete sentito, dopo settimane di tensioni condite da polemiche e dall'occupazione dello stadio Zoboli, finalmente è stato raggiunto l'accordo tra la società del Carbonia Calcio e l'amministrazione comunale sull'utilizzo degli impianti e la ripartizione delle spese di gestione. Abbiamo approfondito meglio l'argomento in questa intervista telefonica che abbiamo realizzato col vicepresidente della società Checco Fele. Sentiamo. Siamo collegati telefonicamente con il vicepresidente della società Carbonia Calcio, Checco Fele. Nella giornata di ieri siete arrivati finalmente a un accordo con l'amministrazione comunale di Carbonia in riferimento al contenzioso in essere tra l'ente comunale e la squadra di calcio, in riferimento anche all'utilizzo degli impianti. Che accordo avete sottoscritto? Aveva avuto così un po' di complessità per il fatto che presunti debiti di precedenti gestioni del Carbonia Calcio rispetto a quella attuale avevano portato ad una controversia che per il momento è in mano ad altri uffici che non sono né quelli del Comune né tantomeno quelli del Carbonia Calcio, e quindi deciderà il giudice preposto sulle cose da fare. Per quanto riguarda l'attuale, ci è stato richiesto di pagare 4.700 euro di affitti sia dello Zoboli che di Sgannaus, che sono i due impianti dove le nostre squadre, prima squadra e settore giovanile, fanno allenamenti e partite, e la cosa la riteniamo anche legittima. Quindi ci è stato richiesto di pagare questa somma e pagheremo una prima rata quanto prima, appena firmato l'accordo con il sindaco, e per contro noi abbiamo chiesto che ci venissero riconosciute le spese fatte sia al Sgannaus e allo Zoboli per rendere agibili attraverso manutenzioni costanti che devono essere effettuate nei due impianti, e di conseguenza, essendoci stata l'approvazione del Comune per questa cosa, e cioè per il riconoscimento di tutte le spese valutate dagli uffici comunali contraddittorio con la nostra società, e quindi riconosciuti, ovviamente abbiamo presentato tutte le fatture, il che andrà a compensazione, di conseguenza l'accordo è stato trovato in questi tempi. Carbonia Calcio si fa carico del pagare i canoni d'affitto per l'allenamento e le partite delle squadre, e il Comune ci riconosce tutto ciò che è stato necessario fare per tenere agibili i due impianti sportivi. Cambiamo argomento, sono 236 i controlli effettuati e 110 kg di pesce sequestrato dalla Guardia Costiera di Sant'Antioco durante tutto l'anno 2018 nell'opera di pattugliamento e di controllo delle attività della filiera della pesca nel territorio. Vediamo tutti i dettagli in questo servizio. Manolo Murillo. La Capitaneria di Porto di Sant'Antioco ha tracciato un bilancio sulle attività della Guardia Costiera durante tutto l'anno 2018 per quanto riguarda il pattugliamento delle coste e l'attività di controllo delle filiere della pesca.
gli uomini e le donne agli ordini del comandante d'Istria, in sinergica collaborazione con il personale del distretto veterinario dell'azienda provinciale sanitaria di Carbonia, hanno effettuato nel corso dello scorso anno 236 controlli presso svariate attività, dalle pescherie ai ristoranti e supermercati ai venditori ambulanti, ai mercati rionali e ai punti di sbarco in tutta la provincia, nell'ambito dei quali sono state comminate 22 sanzioni amministrative per un ammontare di 25.658 euro e 4 denunce penali. In conseguenza essi sono stati almeno 110 kg di merce sequestrata per il non rispetto delle minime condizioni di legge in riferimento alle norme che regolano salubrità, etichettatura e tracciabilità dei prodotti ittici. Tutto il pesce sequestrato nelle operazioni è stato donato da associazioni e istituti caritatevoli impegnati nel territorio in ambito solidaristico e sociale. Andiamo avanti. Dopo l'ennesima fuoriuscita di liquami nel porto commerciale di Sant'Antioco, il comandante della Capitaneria di Porto, Francesco D'Istria, ha inoltrato una missiva all'amministrazione comunale e per conoscenza alla Regione, nella quale si chiede un intervento risolutivo onde scongiurare possibili rischi per la salute dei cittadini. Vediamo meglio di cosa si tratta nel prossimo servizio. Nel porto commerciale di Sant'Antioco non funziona l'impianto fognario e i liquami ammorbano il terreno e le acque marine limitrofe. Questo è il senso della missiva spedita dal comandante della Capitaneria di Porto, Francesco D'Istria, al comune di Sant'Antioco e per conoscenza alla regione Sardegna. A quanto si legge da una lettera scritta dall'ufficiale, tale problematica era già stata parzialmente risolta nel mese di novembre, ma ultimamente la stessa si è riproposta, ingenerando non poche criticità e rischi per la salute pubblica e privata dei cittadini. A tal proposito, il comandante, dopo aver sollecitato un intervento urgente per sanare questa situazione, ha anche chiesto di conoscere lo stato di avanzamento della gara di affidamento alla ditta autorizzata al recupero dei rifiuti in porto, nonché per l'installazione della cartellonistica e dell'infrastrutturazione della banchina dentro l'area portuale. Nonostante le forti richieste provenienti dai territori e in larga parte anche dal Sulcis Iglesiente, in Consiglio regionale non si è raggiunto l'accordo per il ripristino delle province che furono abolite con il referendum del 2012. Vediamo. Nessuna sintesi è stata raggiunta in Consiglio regionale sull'ipotesi di addivenire a un accordo per promuovere la reintroduzione delle nuove province sarde che furono abolite tramite il referendum nel 2012. Nonostante le varie sollecitazioni arrivate in tal senso da sindaci, rappresentanti delle associazioni sindacali e datoriali e da diversi consiglieri regionali, nella giornata di ieri si è consumato lo strappo e nemmeno l'emendamento presentato per promuovere nei territori dei referendum consultivi allo scopo di istituire nuovamente gli enti intermedi ha ottenuto il consenso dell'Aula, visto che tra le proteste del pubblico presente negli spalti del Consiglio la votazione è stata successivamente sospesa in quanto non si è raggiunto il numero legale. Questo significa che ogni potenziale iniziativa per il ripristino delle province sarà a questo punto rinviata alla prossima legislatura regionale e alla nuova compagine che si insedierà alla guida della Sardegna. Sarà un vero e proprio centro per l'impiego all'aperto, quello organizzato per il 24 e il 25 gennaio prossimi alla Fiera di Cagliari. Il Sardinian Job Day attirerà per l'occasione oltre 300 aziende per almeno 12.000 candidati a un posto di lavoro. Vediamo insieme. È tutto pronto ormai per la quinta edizione del Sardinian Job Day che si terrà giovedì 24 e venerdì 25 gennaio negli stand del quartiere fieristico a Cagliari. Nel grande centro per l'impiego allestito all'aperto saranno almeno 300 le aziende accreditate che si confronteranno con i 12.000 candidati che hanno effettuato le domande in quelli che saranno a tutti gli effetti dei colloqui di lavoro. Il tutto per una platea potenziale di almeno 5.200 posti di lavoro reali. Per i rappresentanti dell'ASPAL, organizzatrice dell'evento, questa sarà un'ulteriore occasione, dopo quelle degli anni scorsi, per favorire in maniera determinante l'incontro tra domanda e offerta del lavoro in un'epoca storica dove questo processo, a causa della burocrazia, della crisi economica e molto spesso per il poco dinamismo dei centri per l'impiego, è stato pregiudicato in partenza. Per l'occasione saranno almeno 125 i workshop organizzati nell'area espositiva per dibattere dei temi del lavoro e dell'innovazione digitale.
L'associazione culturale Iglesiente Gennarta, attiva nel recupero, promozione, valorizzazione e divulgazione della cultura locale, ha organizzato per domani 18 gennaio 2019, dalle ore 18 alle 21, nella Biblioteca Comunale di Iglesias Niccolò Canelles, la presentazione del libro di Stefano Pirò di Sandalia, prima parte di una trilogia che rievoca la lotta eroica del popolo sardo che non intendeva sottomettersi alla potenza romana. È un libro che ridà vita ad un mondo di eroi, sciamani e sacerdotesse capaci di fare della propria vita un'opera d'arte. Durante il dibattito sarà anche proiettato il cortometraggio tratto dal libro. Bentornati in studio per la terza parte del nostro TG40 e parliamo degli eventi. Scelgo il rispetto, mettiamo KO il bullismo, è il titolo del convegno che nei prossimi giorni andrà in scena a Nugis per dibattere le tematiche connesse alla grave questione del bullismo. Diversi gli amministratori e gli esperti del settore che parteciperanno all'evento. Vediamo insieme. Martedì 22 e mercoledì 23 gennaio Nugis ospiterà un importante convegno dal nome Scelgo il rispetto, mettiamo KO il bullismo. I lavori al via dalle ore 9.30 nel centro sociale saranno introdotti dalla relazione del professor Maurizio Silvestri della Facoltà La Sapienza di Roma e continueranno con gli interventi dei sindaci di Nugis, Villa Peruccio, Sant'Adi, Piero Andradeia, Santodeno Pirosu e gli Ossundas, del maresciallo della stazione dei Carabinieri Stefano Alba e della psicologa educatrice Claudia Collu. Coordinerà l'evento Caterina Pisanu dell'Associazione Genitori. All'iniziativa sono invitati tutti i cittadini, gli addetti ai lavori e i rappresentanti del mondo delle istituzioni. Lunedì 28 gennaio il Teatro Centrale di Carbonia ospiterà lo spettacolo di Paolo Floris, Storia di un uomo magro, liberamente tratto dal libro Il forno e la sirena di Giacomo Mameli. Lo spettacolo, al via dalle ore 11, è organizzato dall'Associazione Malalingua con il patrocinio del Comune. Se volete scoprire dove nasce la musica dovete andare in Sardegna, dicevano così gli studiosi di musiche e culture tradizionali che sin dall'Ottocento visitavano l'isola e sembra che niente di nuovo si possa inventare al giorno d'oggi dopo la world music che ha sposato le tradizioni etniche agli archetipi dell'intrattenimento occidentale, specie quello che ha influenzato la cultura moderna del Novecento. Ma Noemi Balloi, cantante cagliaritana, è riuscita ad andare oltre. La sua opera si chiama Tramas ed è un album di 12 canzoni, 12 capitoli fatti di suoni e lingue, che legano il pensiero a mondi distanti nello spazio e nel tempo e allo stesso tempo sono un dipinto antropologico che descrive un'isola aperta al mondo e bramosa di farne parte attivamente. Un disco che rispecchia la natura delle isole, una miscela di colori ed esperienze che si intessono e diventano trama, storie e pensieri di identità ereditate e eredità da costruire nel cammino della vita. Era l'ultima notizia, il nostro telegiornale concluso. Io vi ringrazio per essere stati con noi e vi lascio alle previsioni del tempo per la giornata di domani e a Noa Sincursu con Enrico Puzzolu. Questa sera invece non perdete l'appuntamento alle 21 con A Tutto Campo, il programma curato da Giancarlo Cancedda. Di nuovo grazie per l'attenzione, l'appuntamento con il TG40 per le prossime edizioni. Arrivederci.